nel suo intervento a Credito del Credito, ha sottolineato alcune criticità che ancora colpiscono il settore della distribuzione del credito. Quali in particolare? Ma il più grave secondo noi è il problema dell'abusivismo. In effetti questo è un problema che nasce dalla cancellazione di migliaia di persone dai vecchi elenchi GUIF, che di colpo si sono ritrovati senza una vera e propria attività. Ecco, allora che hanno, diciamo così, invaso il nuovo mercato del credito, che invece è normato con degli elenchi iscritti quindi all'OAM, un organismo di vigilanza, e purtroppo stanno invadendo il mercato, diciamo anche coadiuvati un po' dagli altri attori che operano in modo all'interno della normativa. Parlo ad esempio di società, di intermediari del credito che utilizzano al loro interno dei mediatori creditizi o degli agenti di attività finanziaria abusivi. Oppure parlo anche di qualche istituto di credito, qualche intermediario finanziario che purtroppo, e non parlo delle direzioni generali, ma parlo di qualche filiale di periferia, prende pratiche di finanziamento da chi in effetti non è abilitato a portarle presso l'istituto di credito. E quale potrebbe essere una soluzione per contrastare questo fenomeno? Ma intanto il fatto che bisogna segnalare all'OAM tutte le attività che sono difformi alla normativa e poi soprattutto informare. Informare perché tutti gli attori del mercato, quindi parlo del consumatore, dell'utente, ma parlo anche delle società di intermediari del credito, parlo degli istituti di credito, sappiano che operare con chi è abusivo porta dei danni al consumatore, ma dei danni reputazionali anche all'istituto di credito che accoglie questo tipo di operatore. Come si fa? Si fa con delle campagne di informazione massicce, come ad esempio quelle che abbiamo messo in campo con ABI e che spero presto partiranno in tutto il settore informativo. Un'altra criticità che ha sottolineato è quella dell'esclusione di alcune figure professionali. Sì, oggi c'è una nuova direttiva europea che parla di un nuovo intervento nella distribuzione del credito. Ho appreso questa sera dal dottor Maresca del MEF che c'è in animo proprio di ripensare al ruolo dei segnalatori. Noi riteniamo che questo possa essere, che ci debba essere un ruolo del segnalatore all'interno della filiera del credito, ma che vada normato, cioè non vogliamo buttare via anni di attività legislativa e di attività proprio sul campo dei nuovi intermediari del credito, ma un nuovo segnalatore, un nuovo tipo di segnalatore deve esserci, ma deve rientrare anch'esso all'interno di rispetto delle regole e di vigilanza da parte dell'OAM.